Buongiorno a tutti. E grazie di cuore a chi ogni anno rende possibile questo miracolo che si chiama Leopolda. Grazie alle volontarie, ai volontari, grazie a chi viene da lontano, grazie a chi tutte le volte dice no, quest'anno non mi fregano e poi comunque ci dedica del tempo, si mette a lavorare in modo generoso. Grazie a chi nel 2014 diceva quest'anno troppi politici, troppi VIP, poca gente comune e oggi ritwitta allo stesso modo, troppi pochi politici, troppi VIP, fate pace con voi stessi, questa è la Leopolda, un luogo di libertà, di leggerezza, di ideali, non di polemiche. E grazie a chi ha reso possibile anche questo finale scoppiettante, bello perché poi si inizia sempre un po' scaldandosi, no? Siamo partiti quest'anno dalle fake news, dalla propaganda, abbiamo ascoltato alcune storie già venerdì sera, abbiamo visto le foto del passato, poi i tavoli, poi gli incontri di ieri, alcuni dei quali di un'emozione impressionante, poi stamani mattina e poi il finale con gente che magari ritrovi soltanto qui, soltanto alla Leopolda, che ha storie totalmente diverse, che fa orgoglioso l'elenco delle Leopolde a cui ha partecipato, qualcuna semplicemente da ascoltatore, qualcuna da volontario, qualcuno, lo dico come Giorgio Gori, da protagonista assoluto, e vorrei che tutti insieme mandassimo un abbraccio agli amici della Lombardia che sono impegnati nella battaglia insieme a Giorgio. E un abbraccio anche a tutti quelli che ci hanno sempre da ridire, che dicono quest'anno proprio non c'è nessuno. E sta cosa ha messo in crisi anche la Caterina, prima che ha detto una bella notizia, hanno chiuso i cancelli. Fuori dai cancelli ti stanno maledicendo, Caterina, perché quando c'è tanta gente che vuole partecipare agli incontri, quando c'è tanta gente che ha voglia di dire la propria, non possiamo semplicemente essere contenti noi. È un giorno di festa per la politica. E tuttavia, siccome noi siamo intellettualmente onesti, non solo intellettualmente, ma siamo intellettualmente onesti, dobbiamo avere il coraggio di partire da ciò che ci ha bruciato quest'anno. Perché non sarebbe serio da parte nostra non fare i conti con la sconfitta del 4 dicembre. Lo dico perché se noi guardiamo a un anno fa, se noi voltiamo lo sguardo, sarà l'ultima volta in cui lo faccio, ma era giusto che l'ultima volta fosse la Leopolda. Se noi guardiamo indietro a quello che è accaduto in quest'anno, tante volte ci scopriamo a pensare però se solo fosse andato bene il referendum. Quando vediamo le crisi di un'Europa in cui persino la Germania ha perso quell'immagine di invincibilità, persino la Germania soffre i problemi della potenziale instabilità, persino la Germania fa i conti con la crisi della democrazia nell'Occidente e nell'Europa di oggi. Quante volte ci è capitato di dire, se avessimo vinto il referendum, oggi sì, che l'Italia giocherebbe un ruolo diverso. Quante volte ci è capitato, pensando alla straordinaria crescita, Teresa ha fatto un intervento come sempre straordinario, ma ricordare i risultati che abbiamo raggiunto ci spiega quello che sta accadendo sul prodotto interno lordo, sui posti di lavoro. Ma quanto avremmo potuto essere più forti se solo quel referendum fosse andato diversamente? Io sono qui per dirvi che dobbiamo avere il coraggio di guardare in faccia quella pagina, dire che è stata una sconfitta e un fallimento. Noi non siamo come Berlusconi, che tutte le volte che perde dà la colpa a qualcuno, ai sindacati, a Gianfranco Fini, agli alleati, ai magistrati, ai comunisti. Noi siamo diversi dagli altri, noi quando perdiamo diciamo abbiamo perso. E non siamo come i 5 Stelle, che quando perdono dicono che c'è un complotto, che qualcuno ha falsificato le elezioni, che qualcuno... Quando si perde è perché gli italiani scelgono gli altri. Vale per i 5 Stelle, vale per Forza Italia e deve valere anche per noi. E io voglio invitarvi all'onestà intellettuale.
Lo voglio fare all'inizio della Leopoldina. Matteo, ma come? Eravamo arrivati così belli, con un climax ascendente. C'era l'entusiasmo, ci riporti lì. Sì, riparto di lì. Perché se noi non guardiamo in faccia quello che è accaduto, noi non saremo mai in condizione di essere intellettualmente onesti su quello che è accaduto negli ultimi 10 anni e quello che accadrà nei prossimi 10 anni. Abbiamo perso quella sfida e io vi dico qui che la rifarei domani mattina, perché era giusto per l'Italia, era giusto per i nostri figli, era giusto per il nostro paese. Non era una battaglia per dare più poteri al Premier, era una battaglia che noi abbiamo fatto e che ci deve oggi insegnare qualcosa. Ha scritto una grandissima scrittrice inglese che ha vissuto una stagione straordinaria dopo aver passato anni di fallimenti costanti e dopo aver patito la fame, tecnicamente, nel senso tecnico della parola. Non starò qui a dirvi che il fallimento è divertente. Quel periodo della vita, della mia vita, è stato brutto. Ma voglio dirvi che una certa dose di fallimento nella vita è inevitabile. È impossibile vivere senza fallire in qualcosa. A meno che voi non viviate in modo così prudente da non vivere per niente, da non vivere del tutto. In quel caso voi avrete fallito in partenza. E io, dice la Rowling, che è la donna che ha scritto Harry Potter, ho scoperto che ho una volontà forte. Noi abbiamo scoperto che abbiamo una volontà forte e più disciplina di quanto avessi pensato. Ho anche scoperto che avevo amici veramente inestimabili. E io sottoscrivo le parole della Rowling. Ho scoperto che avevo amici veramente inestimabili. Ce li ho qui davanti a me oggi. E sapere che vi rialzate più saggi e più forti delle cadute significa che sarete da allora in poi più sicuri nella vostra capacità di vivere. Donne e uomini della Leopolda, dopo tutto quello che ci hanno fatto in quest'anno, dopo tutto quello che hanno cercato di costruire, noi siamo ancora qui, più forti di prima, più numerosi di prima, con il sorriso più grande di prima, e siamo qui per dire che andiamo incontro alle persone che abbiamo ancora voglia di lottare. Questa è la Leopolda, amici giornalisti, questa è la Leopolda. L'onestà intellettuale ci porta a dire che se allarghiamo il passato, non più allo scorso anno, ma agli ultimi 7 anni, troviamo che qualcosa è cambiato davvero. I 100 punti che proprio su un computer di Giorgio furono scritti, suscitando scandalo perché il computer era di Gori, considerato allora il nemico della sinistra, li cambiano ogni anno i nemici della sinistra. Io sono considerato fuori categoria, ma se, e il bello è che noi non abbiamo nemici, questa è la differenza con gli altri, noi non viviamo di rancori, noi non crediamo ai complotti, noi non viviamo di odio, noi pensiamo che se vivi di rancore, ragazzi, se vivi di rancore non lo cambi il tuo paese, è inutile stare a discutere, se accetti la sfida sul terreno del fango non costruisci, e questo è il punto fondamentale, bisogna avere la forza e il coraggio di guardare al domani con questa leggerezza e libertà. Bene, il PIL è passato dal segno meno al segno più, i dati dell'occupazione sono quelli che sappiamo, ci sono più diritti, non c'è più da mettere il punto sul dopo di noi, sulle unioni civili, sul terzo settore, sull'autismo, c'è da farlo, che è una cosa ancora peggiore, una volta che hai fatto le leggi poi c'è da farli vivere quei diritti. Abbiamo realizzato alcune dei grandi sogni che avevamo messo da parte. E quando il 1° dicembre entrerà in vigore la prima misura universale sulla povertà che questo Paese abbia conosciuto, il reddito di inclusione, care donne e cari uomini della Leopolda, sappiate che è merito anche vostro, è merito soprattutto vostro, perché quel tema non lo affrontava nessuno. È stato uno degli ultimi atti del governo dei mille giorni e il 1° dicembre, con una gestazione un po' complicata e lunga, finalmente entrerà in vigore. Lo avete fatto partendo da un luogo che era un luogo stravagante. Ci siamo trovati alla Leopolda dopo un'intervista. Cosa si era fatto prima della Leopolda? Si era fatta un'intervista. Si era fatta anche una pedonalizzazione, alla quale siamo particolarmente affezionati. Ma insomma, un'intervista e una pedonalizzazione
non sono sufficienti per provare a cambiare il paese. Ci voleva un popolo. Questo popolo si è riunito e vorrei dire che questo popolo è cresciuto. Qualcuno dei ragazzi che ha condotto la Leopolda andava alle elementari quando noi ci siamo trovati la prima volta. Andava alle medie. E la cosa fa un po' impressione. A loro vorrei dire, nel ringraziarli per averci aiutato in questa edizione, che in Italia nessun sogno è troppo piccolo e che non dovete mai ammalarvi di quel virus pazzesco che è il virus dell'autocommiserazione, del dare agli altri le colpe per qualcosa che non accade. Non dovete mai essere privi di quell'onestà intellettuale che fa dipendere il fallimento dagli altri e il successo da se stessi. Se fallite, non è colpa degli altri, è perché non avete provato abbastanza. E lo so che dire la parola fallimento è brutta, ma noi siamo un paese in cui dobbiamo recuperare il diritto di provarci anche a costo di battere qualche caduta, qualche boccata in terra, si direbbe in fiorentino stretto. Ma dovete avere il coraggio di provarci. Dovete sapere che in Italia, se è stato possibile a noi, partendo da un'intervista e da una pedonalizzazione, provare a cambiare questo paese, ciascuno di voi non ha nessun alibi. Provateci, cari pischelli in cammino, provateci millennials, provateci ragazze e ragazzi, non lasciate a qualcuno il diritto di dirvi stai al tuo posto, rispetta la fila, non restate al vostro posto, il vostro posto è provarci. Però per farlo bisogna guardare al futuro. E io da oggi vorrei che l'unica nostra preoccupazione fosse tornare a immaginare il futuro. Immaginare il futuro non è semplice. Infatti i più bravi a farlo sono i poeti, sono i cantanti, sono gli innamorati, sono i registi. Ridley Scott nel 1982 ha girato quello che io considero un capolavoro assoluto, Blade Runner. E Blade Runner è stato proprio in questo anno ripensato, o meglio, è stato girato la seconda edizione, la tappa numero 2, perché quel futuro lì è finito. Ridley Scott nell'82 immaginava il mondo come sarebbe stato nel 2019 e nell'imminenza della scadenza è stato girato un Blade Runner 2. Io vorrei restare al Blade Runner 1. L'ho visto a scuola, l'ho visto perché me l'ha fatto vedere il mio professore di religione. L'ho visto perché poi è stato oggetto di innumerevoli discussioni con gli amici, agli scout, nelle chiacchiere. Blade Runner. Blade Runner immagina il futuro. E nell'82, non so quanti di voi hanno visto Blade Runner 1, quello di Ridley Scott, nell'82 il regista immagina tutta una serie di nuove realtà tecnologiche. Immagina il mondo nelle mani dei replicanti, o perlomeno i replicanti che cercano di giocare un ruolo nel mondo. E chiaramente ciascuno di noi pensa dentro di sé a che cosa provocherà ancora oggi l'intelligenza artificiale, la robotica, l'innovazione. Ridley Scott immagina un mondo nel quale le nuove tecnologie andranno avanti in modo spedito, però immagina anche di avere tre grandi multinazionali, lo notano in pochi. Ci sono, nelle immagini del 2019 girate nell'82, tre grandi multinazionali. Due di queste tre nel frattempo sono fallite, la Atari, la Pan Am, è rimasta solo la Coca-Cola. Nei video, chi ha visto il film sa che appaiono degli spot, delle insegne, per dire che non è mica facile immaginare quali saranno le aziende che resisteranno. Allora nessuno poteva pensare che la Pan Am o la Atari fallissero. Nessuno. Dei colossi. E probabilmente tra 30 anni, cari ragazzi, alcune delle aziende che voi immaginate che siano dei colossi falliranno. Non ci saranno più e ce ne saranno altre. Il punto fondamentale è che tu puoi fallire sui robot, non immaginare quali sono i robot o come vivranno i robot. Puoi non immaginare quali saranno le aziende, puoi sbagliare la misura dell'innovazione, l'intensità dell'innovazione. Ma quel film ti dice una cosa, che è il momento nel quale il protagonista incontra quello che lui chiama padre. È un replicante che va incontro al suo creatore, uccidendolo.
E gli chiede una cosa, gli dice: voglio più vita, padre. Tu puoi inventarti tutta l'innovazione tecnologica che vuoi, l'intelligenza artificiale, puoi portare, come abbiamo fatto, il coding nelle scuole, puoi fare un piano di scuola digitale straordinario, uno dei più smart del mondo, puoi inventarti tutte le cose più belle e più affascinanti. Ma al fondo del cuore dell'uomo c'è una domanda che rimane ferma, secca. Voglio più vita, padre. Se devo immaginare il futuro dell'Italia dei prossimi 10, 20, 30 anni, non mi soffermo sulle questioni tecnologiche, non mi soffermo su quali algoritmi funzioneranno, su quali robot avranno la meglio. Certo, la domotica cambierà, le smart cities chiameranno a un'innovazione profonda le nostre città, certo tutto sarà diverso da come ci siamo raccontati in questi anni. Anna adesso ci spiegava la sua esperienza nel suo laboratorio a Chicago. Mi raccontavano qualche giorno fa, fanno i conti con la concorrenza cinese che mette 10 miliardi sul quantum computing. Il mondo di domani è un mondo che noi non possiamo immaginare fino in fondo. So per certo che l'Italia in quella discussione ci sarà, perché l'Italia è un posto benedetto da Dio e dagli uomini dove le intelligenze hanno segnato la storia, in particolar modo nei momenti in cui tutti gli altri dicevano: beh, l'Italia sta declinando. E Firenze ne è una testimonianza chiara. Io lo so che l'Italia ci sarà, ma non sono qui per dirvi questo. Sono qui per dire che chi fa politica, prima che preoccuparsi della legge elettorale, delle candidature, delle discussioni, deve dire che il suo grido, il suo motto è: voglio più vita. È il motivo per il quale io sono orgoglioso e mi vengono le lacrime agli occhi quando penso che l'81% delle spese della bonus, della carta dei diciottenni, della 18 app, del bonus cultura è andato in un libro. Perché un ragazzo che torna a leggere un libro sta facendo un'opera straordinaria di buona politica. È il motivo per cui sono orgoglioso degli investimenti in cultura, ieri con Dario ne abbiamo parlato, degli investimenti sullo spettacolo dal vivo, sul teatro, perché una persona che vede una pièce teatrale, una persona che va a vedere una mostra, una persona che si fa interrogare da un film, è una persona più viva, più vera. E sono orgoglioso del fatto che dopo anni noi abbiamo rimesso mano agli investimenti in cultura per rilanciare questo settore, non perché volevamo far contenti 3 addetti ai lavori e 2 sovrintendenti, ma perché pensiamo che dalla identità culturale nasca quel bisogno di umanità, che qualsiasi tecnica ci sia domani, qualsiasi innovazione, qualsiasi smartphone, qualsiasi robot, noi umani diremo sempre: voglio più vita, voglio più cultura, voglio più libri, voglio più poesia, voglio più umanità. Questa è la ragione sociale del Partito Democratico. Ed è la ragione sociale che quando smette di parlare di cultura inizia a parlare di sociale. È per questo che le leggi più importanti sono quelle sui diritti, sul dopo di noi, sul terzo settore, sull'autismo, contro lo spreco alimentare, sui diritti civili. È per questo che quando il treno si ferma in una tappa, quale che sia, nel nostro percorso, sempre, ogni giorno, troviamo una realtà del sociale. Voglio più vita, padre. Non siamo quelli che rincorrono un collegio, una circoscrizione, una candidatura. Siamo quelli che pensano che l'Italia sia l'Italia, perché tiene insieme quella visione culturale, quella visione sociale. È il motivo per il quale Agnese non ha mai fatto un'intervista nei 1000 giorni di governo, ma ha fatto un intervento su nostra nipote Down, o meglio affetta dalla sindrome di Down, come vogliono dire, ma che è una donna straordinaria, sarà una donna straordinaria. Si chiama Maria e io sono orgoglioso di essere il suo zio e non accetterò mai, mai, mai che venga considerata cittadina di serie B. Questo è la differenza tra noi e gli altri. Noi pensiamo che queste leggi siano il nostro valore fondamentale. È quello che ci ha detto ieri Dario parlando del teatro patologico. È quello che ci hanno detto straordinarie esperienze in queste settimane, in questi mesi. È quello che vale nella storia con cui abbiamo aperto la Leopolda, la storia di Paolo. Sì, ho scelto il mio compagno di banco per iniziare la Leopolda. Gli amici degli amici, no? Il mio compagno di banco, l'ho detto presentandolo, è uno che raramente vota a sinistra. Cioè, ora diciamo gli faccio un po' di stalking, però
Paolo fa il medico e mi ha portato da una paziente da 12 anni tracheostomizzata, Paola, che ci ha detto sì, va bene, fatelo l'intervento legislativo sul dopo vita, sulla fine vita, sul momento finale, sul testamento biologico. Ma abbiate anche il coraggio e la forza di capire che la politica deve occuparsi di come le badanti mi mettono le mani addosso a me che ho questa malattia invalidante. E questo vuol dire preoccuparsi di prendere una critica. Lei mi ha scritto una lettera dicendo: caro Matteo, sei stato dalla Gruber a dire che bisogna dare gli incentivi fiscali per le badanti. Giusto, giusto, è giusto, lo faremo. Ma accanto a questo bisogna far sì che i territori facciano i corsi di formazione, perché il punto non è soltanto come arrivo al fine vita, ma come vivo fino alla fine, che è il punto centrale che caratterizza una comunità. E questi temi non riusciamo mai a portare nel dibattito televisivo, ma noi vogliamo farlo, l'abbiamo fatto con lo sport in questi giorni. Abbiamo sentito delle storie pazzesche, bellissime, meravigliose, di ragazzi che non si arrendono, di ragazzi amputati che vanno avanti, di ragazzi che continuano a lottare perché pensano che lo sport sia l'elemento che li fa continuare a credere, a vivere. L'abbiamo fatto sulla scienza, sulla ricerca? No. Noi siamo tra quelli che pensano che piaccia o non piaccia, la scienza non è a nostro servizio, la scienza ci aiuta, e se qualcuno vuole star dietro a inseguire non soltanto le barzellette sui vaccini o addirittura rilanciarle, ma vuole negare la scientificità della ricerca, noi stiamo dalla parte del futuro, cioè della ricerca, cioè della salute, cioè della sanità, della cura dei bambini più piccoli, e non accetteremo di venire a compromesso con nessuno. Due deputati 5 Stelle hanno detto: facciamo un referendum sui vaccini. Non si fanno i referendum sui vaccini, si vaccinano i nostri figli per un problema di salute, di sanità. Il futuro è già qui. La Leopolda si è aperta con blockchain, con i pagamenti digitali, con riflessioni sulla domotica, con l'efficientamento energetico che cambierà totalmente il modo di vivere, cambierà la gestione dei semafori in una città, ma anche cambierà la capacità di recuperare nella propria casa come investiamo in nuove tecnologie. Io non so se azzeccheremo tutte le scelte tecnologiche, so che voglio portare i miei valori nel futuro. Questo è il compito della Leopolda. È il compito dal punto di vista sociale, dal punto di vista culturale e dal punto di vista civile. Tra pochi mesi inizierà una campagna elettorale, ammesso che sia mai finita quella precedente, ma diciamo che inizierà tra pochi mesi una campagna elettorale. La prima nostra proposta non sarà un bonus. Eppure noi li difendiamo i bonus. Perché i bonus vuol dire dare più soldi in tasca ai cittadini, che mi sembra una cosa sacrosanta. Ma la prima proposta non sarà un diritto, eppure noi difendiamo i diritti, siamo quelli che hanno lavorato per affermare una nuova stagione dei diritti, è nata la Leopolda la nuova stagione dei diritti. La prima proposta che abbiamo già lanciato è il servizio civile obbligatorio per tutte le ragazze e i ragazzi di questo Paese. Una nuova stagione dei diritti ha bisogno di una nuova stagione dei doveri, dell'impegno civile, dell'educazione civica. Non siete dei numerini, siete delle persone. Non siamo carne per algoritmi, siamo donne e uomini. Noi partiamo di lì, partiamo dal servizio civile obbligatorio e poi ci mettiamo i bonus e i diritti, sì. Meglio che aumentare le tasse, meglio che continuare a spremere le persone. Ma nei valori che vogliamo portare nel futuro, il primo valore ha 6 lettere. Si chiama lavoro, si chiama lavoro, si chiama lavoro e si richiama lavoro. Perché non suoni scontato questo concetto. La maggior parte di quelli che parlano di futuro, dei futurologi, ti raccontano che il futuro non ha più lavoro. Sono di una superficialità impressionante, imbarazzante. Sono gli stessi futurologi che raccontavano in secoli passati, ormai lontani, che con l'avvento della macchina da stampa non ci sarebbe più stata possibilità per gli amanuensi. Certo, ma si sono creati posti di lavoro in altri settori. Sono i neoluddisti di oggi, quelli che sfasciavano le macchine, convinti di bloccare il futuro e non capivano che
è investendo nella tecnologia e nella capacità di creare nuovi posti di lavoro che il Paese avrebbe avuto un miglioramento. Il futuro non nega il lavoro. Guardate che questo è il punto chiave, perché tra qualche istante proverò a fornirvi una visione comparativa del centro-sinistra, del centro-destra e 5 Stelle. Ma prima c'è una radice culturale che è diversa. Quando viene detto che il futuro porterà a distruggere le possibilità di lavoro e quindi di conseguenza dovremo dare un reddito di cittadinanza a tutti, si sta mettendo in discussione l'idea stessa della comunità. Ci fanno diventare tutti delle persone da accudire, ci fanno diventare tutte delle persone che vivono di sussidi, ci fanno diventare tutti figli dell'assistenzialismo. Noi siamo figli della cultura del lavoro, non della cultura del sussidio. E questo punto è un punto fondamentale che soltanto noi possiamo portare avanti. Perché quando abbiamo iniziato i posti di lavoro erano 22 milioni in Italia, adesso sono 23 milioni in Italia e non c'è fake news che possa negare i dati. La vera scommessa adesso è portarli a 24 milioni. Oggi Del Rio ha detto 1 milione di posti di lavoro, l'ha detto con una cadenza meno brianzola di altri. Ma Graziano è più credibile di altri nel farlo, perché? Perché l'abbiamo fatto in questi anni, perché siamo passati a più 987.000 posti di lavoro. All'inizio della Repubblica, in Italia, più della metà degli occupati lavorava nell'agricoltura. Oggi sono il 5%. Io penso che si sia esagerato, lo ha detto anche Roberto prima intervenendo, penso che si sia un po' esagerato, perché si è perso un intero settore e dovremo fare di tutto perché almeno alcuni pezzi del Paese possano tornare a gustare la possibilità di vivere anche in questo settore con questi soldi e con questo lavoro. Ma negli anni in cui siamo passati da più della metà al 5% di occupati in agricoltura, in questi anni l'Italia non è andata peggio, è andata meglio. Ridirsi che il futuro che ci attende è un futuro di speranza e di ottimismo non è banalmente il tentativo di passare del tempo a lottare contro i gufi. È il tentativo di dire che o l'Italia crede in se stessa e si rimette in gioco, oppure noi non avremo la possibilità di competere in un mercato globale in cui gli altri corrono a velocità impressionante. Il segno del cambiamento è tale che o tu sei consapevole dei tuoi mezzi e ci provi fino in fondo o ti buttano fuori. È chiaro, noi siamo quelli che dicono più lavoro. Noi siamo quelli che dicono che abbiamo fatto 1 milione di posti di lavoro. Berlusconi ha perso più di 500.000 di posti di lavoro tra il 2008 e il 2011, dice l'Istat. L'Istat dice questo, ci sono due fonti scientifiche in Italia, i dati Istat e i dati Brunetta. Io seguo i dati Istat, voi scegliete quello che volete. Nei dati Istat noi abbiamo fatto un dato di quasi 1 milione di posti di lavoro col segno più noi e di più di 500.000 di segno meno Berlusconi. Questa è la realtà. La vera scommessa per il futuro è quello di fare ancora altrettanto, di farli a tempo indeterminato, certo. Qualcuna delle soluzioni migliori di quelle che abbiamo messo in campo noi, ditecelo. Noi non vogliamo fare il secondo tempo del nostro governo. Noi non abbiamo voglia di rivincite o chissà che cosa, quei 1000 giorni non ce li toglie nessuno. Qualcuno ha delle idee migliori per riuscire a creare posti di lavoro quanto abbiamo fatto noi? Qualcuno ha una credibilità tale da mettersi in campo e discuterne? Lo faccia. Noi stiamo ad ascoltare, per noi il futuro è una pagina bianca da scrivere insieme. Ma nel farlo diciamo anche che quando siamo intervenuti su strumenti come i voucher non abbiamo reso più semplice la vita. Oggi è più difficile utilizzare i voucher e temiamo che ci sia un aumento del lavoro in nero. E allora quando si parla di lavoro, meno ideologia e più concretezza, perché si parla della vita delle persone quando si parla di lavoro, non dei convegni sull'articolo 18. Si parla della vita dei giovani, dei mutui, dei precari, delle persone che hanno un futuro.
E se c'è stato un governo che ha lavorato per stabilizzare i precari, lo sa bene Marianna, è stato quello che è intervenuto in questi anni al fianco degli insegnanti, al fianco dei precari della scuola pubblica, al fianco di chi non ha una prospettiva. Poi però bisogna anche sapere che non tutti possono vivere nel lavoro per sempre come era fino a 50, 40, 30 anni fa. Il mondo cambia. E il fatto che il mondo cambi ci porta ad avere delle considerazioni diverse. Guardate, il tema di Amazon a me colpisce. Colpisce molto, colpisce quello che ha detto Teresa. Ma colpisce anche perché, come sapete, io ho molta stima di Jeff Bezos. È un uomo di straordinaria intelligenza. È un uomo geniale. Anche nelle sue considerazioni. Una volta lui ha detto una cosa che io condivido molto e che vale per me. È più difficile dire parole gentili che parole intelligenti. E guardate che nel mondo di oggi questo è un tema molto vero. Noi magari stiamo attenti a dire la cosa giusta, quella interessante, e ci perdiamo anche nella relazione umana talvolta. È molto bella questa considerazione di Bezos. È un uomo che sta provando a cambiare la carta stampata, ha investito sul Washington Post, è venuto qui a Firenze, lo sa Dario, lo abbiamo accolto. Perché? Perché io volevo chiedergli di fare degli investimenti in Italia, li ha fatti, li ha portati a Torino, ma va bene lo stesso, a parte a Nardella, ma per il resto va bene lo stesso. E tuttavia io mi domando, di fronte allo sciopero dei lavoratori Amazon, senza entrare nel merito delle condizioni, perché non tocca a me farlo, attiene alle relazioni sindacali, mi domando come questo grande dibattito tra poche persone che hanno sempre più soldi e tante persone che lavorano nelle nuove grandi aziende del mondo, come riusciamo a regolarlo? Perché Amazon compete in Italia, ma compete anche all'estero. Perché comunque noi abbiamo una dimensione sovranazionale in cui non riusciamo a mettersi d'accordo nemmeno come Europa per fargli pagare le tasse, invece dobbiamo pagare più tasse, invece dobbiamo farlo. Perché comunque la dimensione del salario è una dimensione importante. Non è un tema del passato, perché quando una famiglia non arriva alla fine del mese, quel problema lì mi riguarda, ci riguarda, ci sta a cuore. Solo che qualcuno utilizza questi temi per utilizzarli strumentalmente nel dibattito politico. Ah, voi non vi occupate dei poveri. E qualcuno concretamente cerca di fare dei passi in avanti. Quanto hanno preso in giro gli 80 euro quelli che hanno un conto in banca a 8 zeri, a 9 zeri? Quanto hanno preso in giro gli 80 euro quelli che non hanno problemi di arrivare alla fine del mese? Eppure gli 80 euro sono stati la misura più rilevante nella storia repubblicana di sostegno al reddito delle categorie medio-basse. E io vi dico di più qui, vanno estesi gli 80 euro, non vanno cancellati. In questo momento c'è un dibattito aperto tra quelli che vorrebbero cancellare gli 80 euro. Un lavoratore di Amazon che prende 1.200 euro, piglierebbe 1.120 senza gli 80 euro. Un lavoratore di un'azienda metalmeccanica che fatica ad arrivare alla fine del mese senza gli 80 euro farebbe più fatica oggi. Noi abbiamo bisogno di estenderli e lo diremo in campagna elettorale, lo diremo con chiarezza in campagna elettorale. Vanno estesi innanzitutto alle famiglie che hanno figli, perché riuscire a pensare che in Italia siamo sotto il 500.000 di nuovi nati e quando nasce il secondo figlio, il terzo figlio, una famiglia normale rischia di andare sotto la soglia di povertà, è una contraddizione in termini. Potete guardare tutti i film sul futuro di questo mondo, se non si fanno più figli un paese non ha futuro e non risolviamo il problema dei figli facendo gli spot sulla crescita demografica, neanche se si fanno bene. Poi se non si fanno bene. Ecco il punto per me cruciale. Il compito della politica oggi è questo qua. Il compito della politica è immaginare un futuro che sia non semplicemente astratto e teorico, ma concreto. E immaginarlo sapendo che parte da casa nostra, che parte dagli amministratori locali, dai sindaci, dalle comunità territoriali. Che parte da quelli che dovranno nei prossimi mesi investire sulle periferie con i soldi che abbiamo liberato, ma anche con quelli che quei soldi non hanno avuto perché sono piccoli comuni e che devono fare un piccolo pezzettino di strada. Qui c'è un sacco di gente che partendo dalla Leopolda si è messa in campo, avrebbe detto quello, e si è buttata in gioco.
E adesso fa il consigliere comunale, e adesso fa l'assessore comunale. Cambiare il mondo passa dalla vostra delibera del prossimo consiglio comunale, dalla vostra capacità di essere seri, credibili, dalla vostra voglia di non mettervi a discutere col sindaco delle divisioni del PD nazionale, ma di parlare dei problemi concreti che riguardano i vostri cittadini, che riguardano la vostra capacità di immaginare per le realtà dove vivete una dimensione a misura d'uomo. E per farlo sapete di cosa avete bisogno? Avete bisogno dell'Europa. Perché senza l'Europa non andiamo da nessuna parte. E senza un'Europa che abbia al centro la stessa frase di Blade Runner: voglio più vita. Io rifiuto l'idea che il domani dell'Europa sia talmente deresponsabilizzante che le scelte si fanno con la monetina a testo croce. Rifiuto l'idea che l'Europa sia il luogo nel quale qualcuno indica delle regole e gli altri le devono seguire ed eseguire. Rifiuto l'idea dell'Europa come il luogo che fa nei fatti crescere i populismi se noi non riusciamo a cambiarla. Ecco perché io ho grande stima, speranza, simpatia per il lavoro che sta facendo Emmanuel Macron in questo momento in Francia. Ed ecco perché a quelli che mi dicono: ma come? Vai da Macron, non è iscritto al Partito Socialista Europeo. Beh, intanto, se andiamo solo da quelli iscritti al Partito Socialista Europeo, sono sempre meno, perché, diciamo, questo è un piccolo problemino che abbiamo. Sono tutti a dire: oh, certo, il PD sta al 25%, è in calo. In Francia al 6%, in Olanda al 6%, ci sono percentuali da prefisso telefonico. E noi dobbiamo fare di tutto perché il PSE possa rilanciarsi, per carità di Dio. Ma Emmanuel Macron oggi è il punto di riferimento di questa speranza. Ed è il punto di riferimento, se lo sarà, se riuscirà a tenere insieme i due aspetti del problema. Mettere in discussione una politica economica che è stata incentrata sull'austerity e non sulla crescita. Noi lo abbiamo fatto, ma da soli non siamo riusciti a portare a casa il risultato che avremmo voluto. Abbiamo portato a casa qualcosa per noi, la flessibilità, ma non abbiamo cambiato l'Europa. Con quei denari abbiamo iniziato a cambiare l'Italia, ma ancora non abbiamo cambiato l'Europa. E dall'altro tenere viva quell'anima dell'Europa, per cui di fronte all'emergenza mondiale, di fronte a quello che sta accadendo nel mondo, l'Europa sia il luogo che rende più gentile la convivenza. Ieri c'era qui un deputato del Parlamento venezuelano che mi ha portato un libro molto bello e mi ha raccontato le violenze alle quali loro sono stati sottoposti dalla dittatura di Maduro. E mi ha raccontato la sofferenza, la fatica, il dolore. E mi ha detto che hanno bisogno di parole da parte nostra, che è contento di ricevere il riconoscimento europeo il prossimo 13 dicembre, ma che ha bisogno della solidarietà di tutti noi. E io ho pensato che il problema del Venezuela, quando viene affrontato nel dibattito politico italiano, non è che Di Maio sbaglia e dice che Pinochet era stato dittatore del Venezuela e non del Cile, come in realtà è accaduto, ma che Di Maio non ha ancora capito la differenza tra la dittatura di Maduro e una democrazia. Che in questo momento il Venezuela non può essere indicato dal Movimento 5 Stelle come il luogo della speranza dell'America Latina, ma è una delle più pericolose dittature che va combattuta, perché c'è gente che muore di fame e ci sono oppositori politici che vengono presi a botte e non possono dire, come hanno fatto, il Venezuela rappresenta la speranza. Non lo possono dire. Non mi preoccupa uno che sbaglia dittatore, mi preoccupa uno che sbaglia tra dittatura e democrazia, perché c'è una bella differenza. E c'è una differenza tra noi e gli altri, su tutti i settori. Noi abbiamo fatto crescere i posti di lavoro, Berlusconi ha fatto crescere lo spread, Di Maio fa crescere i followers. Noi abbiamo portato gli 80 euro, Berlusconi e Salvini propongono la flat tax. Che vuol dire la flat tax? Vuol dire che Berlusconi e un operaio dell'Ilva devono pagare la stessa aliquota fiscale. E io non ci sto a questo discorso, non ci sto a questo discorso, perché la Costituzione dice un'altra cosa e perché non è giusto. E Di Maio dice il reddito di cittadinanza. Perché noi abbiamo investito in cultura come nessuno aveva mai fatto. E Berlusconi è quello della cultura non si mangia, con Tremonti, con la cultura non si mangia. E Di Maio non è quello dei congiuntivi, non prendiamoli sotto banco, non prendiamoli sotto gamba. I 5 Stelle sono quelli che quando hanno governato e governano, tagliano sulla cultura. Guardate Torino.
Noi abbiamo bisogno di marcare le differenze nel merito. Noi siamo quelli del garantismo. Ci indagano, andiamo a processo e facciamo vedere le carte. Non facciamo le leggi ad personam e non cambiamo il codice etico a seconda se l'indagato ha la tessera a 5 Stelle oppure no. Noi siamo diversi dai 5 Stelle e dal centrodestra. Noi siamo quelli che credono nell'Europa. La vogliono cambiare, Europa sì, ma non così. Noi siamo quelli dell'Europa, non siamo quelli della doppia moneta o del referendum sull'euro. Noi siamo quelli della crescita. Col centrodestra in Italia è arrivata la recessione, coi 5 Stelle si è teorizzato la decrescita. Su questi punti si gioca la campagna elettorale. C'è una diversità ontologica tra noi, il centrodestra e il Movimento 5 Stelle. Non ne parliamo male, facciamo una foto e facciamo vedere quali sono i punti di distanza tra noi e gli altri. Ma noi dobbiamo essere orgogliosi di quello che siamo. Dobbiamo smettere di litigare dalla mattina alla sera. Dobbiamo farla finita con questo congresso permanente. E dobbiamo essere... E dobbiamo essere consapevoli che non cambieremo l'Italia se non iniziamo a cambiare l'umore dentro il Partito Democratico con questo atteggiamento di costante polemica e rassegnazione. Questo è quello che ci deve caratterizzare. Ecco perché sono grato a chi in queste ore sta facendo un lavoro straordinario, generosissimo, per mettere tutti insieme. Lo fa meglio di me. Perché in questa squadra c'è gente che fa meglio di me, ognuno, uno bravo si circonda di gente più brava di lui. E Piero Fassino è molto più bravo di me a cercare di rimettere in campo tutte le realtà che vogliono starci. Quelli che vogliono starci hanno da noi una certezza. In una coalizione avranno pari dignità, perché noi non siamo abituati a immaginare una coalizione con diversi gradi di dignità. Quindi chi ci vuole stare per noi non soltanto è il benvenuto. Ma è il benvenuto sugli argomenti che abbiamo detto prima, sulla crescita, sulla cultura, sul sociale, sui diritti. Chi non ci vuole stare avrà il nostro rispetto, non avrà il nostro rancore, perché noi non facciamo politica sulla base del rancore. E aggiungo che in questo lavoro il grazie che io voglio dare a Piero Fassino lo allargo a tutti quelli che in queste ore, anche con accenti critici, hanno dato una mano, a cominciare da Romano Prodi e arrivare fino a Walter Veltroni. A tutti loro va il mio grazie. Ma quello che è cruciale è che adesso noi facciamo lo sforzo di mettersi in modalità campagna elettorale. Ieri qui su questo palco con Dario Franceschini abbiamo fatto un elenco puntuale delle questioni sulla cultura, non ci siamo messi a discutere delle coalizioni. Ieri qui Marco Minniti ci ha spiegato che per lui la sicurezza è avere le piazze piene, non rinchiudere i muri o alzare le frontiere. Ieri qui tutti quelli che si sono alternati hanno fatto sì che stamani mattina i giornali non sapessero su cosa titolare e qualcuno è riuscito a titolare su uno scontro tra Luca e Maria Elena, che conoscendoli è più o meno impossibile. E io voglio dire a Luca e a Maria Elena, a tutti quelli che lavorano con loro e che hanno organizzato anche questa Leopolda, che sono orgoglioso di avervi come compagni di viaggio e vi sono grato per il vostro lavoro. Nessuna polemicuccia potrà portare via questo impegno di tutti noi. Ed è l'ora di dirlo con forza. Noi nei collegi metteremo i candidati migliori, noi in partita metteremo le idee migliori. Ed è vero. Ci sarà un grande testa a testa tra Di Maio e Berlusconi per capire chi tra Di Maio e Berlusconi guiderà il gruppo parlamentare che arriverà secondo e terzo nelle prossime elezioni. È importante. Io non so chi scegliere. Vedo i limiti del gruppo parlamentare di Di Maio e del gruppo parlamentare di Berlusconi. So che tutti i sondaggi sono quelli che danno il PD come il primo gruppo parlamentare della prossima legislatura. E non c'è articolo preconfezionato che tenga. Però abbiamo bisogno di lottare. Leopolda 8, l'8. Abbiamo bisogno di lottare sui grandi temi.
di lottare sui temi dell'ambiente, liberandoli dall'atteggiamento di chi vive nella logica del NIMBY, not in my backyard, non nel mio cortile, ma garantendo che la scelta sulla sostenibilità ambientale che con il Presidente Obama abbiamo condiviso negli anni di governo divenga la scelta per la quale si creeranno più posti di lavoro nei prossimi anni. Lotto per gli anziani, oggi tornati al centro del dibattito perché gli stanno promettendo di tutto, hanno visto le indagini, dicevo, gli anziani sono quelli che votano di più. E allora è arrivato, poi dicono a me che sono quello delle televendite, ho visto negli ultimi, sono segnato alcune cose, hanno offerto il cinema gratis, l'aumento delle pensioni, le dentiere, a breve arriverà l'offerta sui materassi. Io dico agli anziani, noi non vi proponiamo di comprarvi, vi chiediamo di coinvolgervi, a darci una mano perché quest'Italia sia solida e resistente come quella che avete costruito voi. Noi non siamo nell'elenco di quelli che vi fanno la categoria dei regali. Non è un'offerta speciale, lotto per gli anziani perché, a cominciare dalle mie nonne, ho scoperto nella vita quotidiana che quegli anziani sono quelli che sono la spina dorsale di questo paese. Lotto perché ci sia il tempo pieno al sud. Dici, ma perché parti di lì dalla scuola? Perché non parti dall'algoritmo dei professori? Perché non parti dal piano nazionale della scuola digitale? Perché se in questo paese un ragazzo della Sicilia, alla fine del ciclo, ha dei cicli, ha fatto un anno meno di un ragazzo della Lombardia dentro le aule scolastiche, c'è qualcosa che non torna. Lotto per il recupero degli immobili dentro le nostre città, dentro le nostre periferie. Lotto per i diritti delle donne. L'altro giorno, non dico niente di sconvolgente perché qualcuno di voi che ha letto il libro la conosce, mia figlia ha avuto una discussione in chiesa dopo aver visto la prima lettura che indicava 2 o 3 settimane fa la donna come un modello di virtù, e il sacerdote, padre Giuseppe, persona splendida, si è fermato. Esther, senza diciamo troppi peli sulla lingua, le ha detto quello che pensa e poi mi ha spiegato sul ruolo della donna, sulla necessità che la donna sia protagonista, e poi ci siamo messi a discutere e mi sono domandato se ho una figlia femminista perché parlavamo di questo, e poi ho pensato che per Esther e quelle come lei è fondamentale che gli uomini siano più femministi di loro, se femminista vuol dire chiedere parità di salario, parità di accesso. Sarò più femminista di te, cara Esther, se essere femministi non vorrà dire inseguire un'ideologia, ma vorrà dire creare le condizioni perché le donne guidino questo paese, guidino la magistratura, guidino i luoghi di responsabilità, le aziende, guidino e non siano soltanto al posto accanto. E che in 64 governi soltanto uno ha avuto la parità di donne e di uomini. Spero che sia il primo di una lunga serie e che non sia una felice eccezione. Lotto perché ci sia la capacità da parte nostra di combattere la propaganda a tutti i livelli. Torno nel finale dell'intervento a quello di cui abbiamo discusso in apertura. Parlano di fake news. Forse non è neanche così sufficiente parlare di fake news. Forse dovremmo utilizzare un'altra espressione, forse dovremmo parlare recuperando vecchia etimologia, un vecchio vocabolario, forse dovremmo parlare di propaganda più che di fake news. Oggi noi viviamo un tempo nel quale, lo spiega molto bene una pensatrice, Rachel Botsman, non ci fidiamo più di nessuno. Who can you trust? È il titolo del suo libro. E lei dice che all'inizio dell'esperienza civile, vi faccio una versione un po' ridotta, ne ho discusso con Giuliano da Empoli qualche giorno fa, all'inizio della esperienza civile, in una comunità, uno tendeva a fidarsi dei propri vicini, perché di fatto stava accanto a persone che conosceva. Chi, come me, è cresciuto in un piccolo paese sa a cosa mi riferisco. Conosci tutti, ti fidi di tutti. Poi ti fidi di più del farmacista, del prete, del saggio del paese, della maestra di scuola, ma comunque ci si conosce tutti. Via via che il mondo è diventato più globale, abbiamo avuto bisogno di fidarci di più
delle istituzioni democratiche. Non era più un atto di potere l'organizzazione civile del paese, non era più un atto di concessione dall'alto. Il gioco democratico portava ad avere fiducia nelle istituzioni, rispetto delle istituzioni. Un parlamentare era onorevole, degno di onore. Un sindaco era comunque sindaco, nessuno si sarebbe mai permesso di dirgli alcunché per la strada. Questo meccanismo è minato, a mio giudizio, alla radice in questa fase che stiamo vivendo, dalla orizzontalità che in particolar modo i social permettono. Chiunque può dire qualsiasi cosa a chiunque. Vai sul profilo del Presidente degli Stati Uniti, diciamo ora in quel caso è il Presidente degli Stati Uniti che va nei profili Twitter degli altri, ma l'esempio non mi è venuto bene. Diciamo che vai nel profilo dell'uomo di Stato, delle istituzioni, del responsabile della cosa pubblica e puoi dirgli tutto. E ti senti autorizzato a dire tutto a tutti. Noi siamo in competizione con un partito che è nato da un evento che si chiama Vaffa Day. Cioè, non so se poi alla fine facciamo 2+2, Vaffa Day. E non applaudite, a meno che non tirate fuori la tessera 5 Stelle. E se questo è vero, cosa dice questa pensatrice? Dice c'è bisogno di ricostruire legami di fiducia. Oggi la gente si fida più dei propri amici su Facebook che non di quello che dice l'associazione o l'istituzione o l'istituto ufficiale. Per cui se io dico che ci sono 986.000 posti di lavoro in più su, e lo dice l'Istat, fa più effetto quello che dice, quello che è passato di casa, ma io, mia figlia è stata licenziata con le nuove regole. Allora c'è un problema di ricostruire, di riconnettere i punti della fiducia, i legami. Guardate che questo tema è fantastico e difficile. La questione della battaglia contro la propaganda non nasce dall'esigenza di garantire la campagna elettorale. È vero, noi ci siamo cascati sul referendum, non abbiamo dedicato attenzione, abbiamo sbagliato, ma abbiamo detto che è una pagina chiusa. Nasce dal desiderio molto più forte di ricostruire una comunità capace di fidarsi e affidarsi. Arrivo a dire, forse non servono leggi, almeno non credo che servano in questa fase. Vi immaginate se provassimo a fare una legge adesso, in limine mortis della legislatura, manca qualche settimana e finalmente potremo confrontarci in una campagna elettorale seria. Ma vi immaginate cosa direbbero? Ah, vogliono oscurare. Censura. Il punto è che noi dobbiamo fare una scommessa di serietà su questo punto. Cos'è accaduto nelle ultime ore? È accaduta la dimostrazione concreta, reale, che 5 Stelle e Lega escono con gli stessi codici nell'advertising sui social. È una cosa enorme, perché vuol dire che movimenti legati a quelle forze politiche, canali unofficial legati a quelle forze politiche, utilizzano le stesse tubature, le stesse infrastrutture della rete. Noi non siamo interessati a chiudere alcunché, non vogliamo fare leggi, non vogliamo censurare nessuno. Noi pensiamo che questo debba servire per educare ciascuno di noi ad essere responsabile, ad essere capace di capire, a andare a approfondire, a dire che quello non è il funerale di Totò Riina, a dire che quella non è Ibiza, a dire che quelle non sono cose allucinanti come vengono scritte. Ma accanto a questo c'è bisogno di dire con forza parole di rispetto e di civiltà per le persone che cadono in questi tranelli. Ho visto che Di Maio ha proposto di chiamare l'OCSE. Già che ha il telefono in mano, per me può chiamare anche i caschi blu, la Croce Rossa, ma già che ha il telefono in mano dia un colpo di telefono anche alla Casaleggio e ai suoi amici che continuano a ripostare quelle schifezze, visto che alcuni di loro li tagga lui. Ho visto Salvini che ha detto che vuol fare un patto dal notaio con Berlusconi. Mi sembra una brillante idea, non so a quale dei due suggerirlo, ma penso che ne abbiano bisogno entrambi. Del resto è un déjà vu. Nel 2001 Berlusconi e Bossi firmarono un patto dal notaio. Pare che alcune di quelle clausole fossero esplicitamente segrete. Quindi se Salvini vuole andare dal notaio, già che c'è un viaggio e due servizi,
prenda l'impegno di dichiarare come i movimenti che sostengono Noi con Salvini e l'Unofficial sui social hanno relazioni non solo con Berlusconi, ma con i 5 Stelle. Perché questo giochino non è un giochino che passa più inosservato. Vi abbiamo sgamato, amici dell'opposizione. Non vi chiediamo di fare alcunché. Vi diciamo che ogni 15 giorni il PD presenterà un rapporto ufficiale sulla rete di tutte le schifezze che troviamo. Non chiediamo di fare interventi normativi, noi rispetteremo le regole, ci auguriamo che anche voi siate capaci di farlo, se vi riesce. Del resto, se ci pensate, noi non abbiamo problemi di leggi per smascherare le fake news. A noi basta aspettare. Quante cose ci hanno detto in questi mesi, in questi anni? Ci è voluta una commissione d'inchiesta per capire che sulle banche i pasticcioni non eravamo stati noi, ma erano tecnici superpagati che si sono casualmente dimenticati di vigilare. Ci è voluto del tempo per capire che alcune indagini erano o diventeranno bolle di sapone perché non c'è niente sotto. Hanno avuto paginate sui giornali. Il tempo è galantuomo, il tempo gioca con la nostra maglia, lo ripetiamo. Certo, un po' ci viene la rabbia in questi casi perché ci sentiamo accusati. Però quando vi viene la rabbia, ricordatevi di che cos'è la Leopolda. Finisco da dove ero partito. Ricordatevi che cos'è la Leopolda. Ve ne rendete conto che sono passate 8 edizioni e che sono passati 3 giorni in cui qui, su questo palco, è arrivato un ragazzo, Luca, e ha detto: io ho ucciso mio padre. Ho ucciso mio padre perché usava violenza nei confronti di mia madre. Sono stato anni in carcere e grazie all'aiuto di un'azienda, in questo caso della Sisco, ieri mi ha mandato un SMS il capo mondiale della Sisco quando ha visto l'intervento di Luca qui, grazie a quel percorso oggi è un tecnico informatico che sta ripartendo con la vita di tutti i giorni. Ed è venuto qui a dircelo per dire che si può ripartire da pagine di dolore che squarciano il cuore. Vi rendete conto che qui è venuto un ragazzo, ieri, senza una gamba. Nel dicembre 2016, mentre qualcuno di voi piangeva per il referendum, quel ragazzo decideva, nell'anno della maturità, di amputarsi la gamba. Perché? Perché da 2 anni combatteva con un tumore. E lui ha scelto quello. Ha scelto di dire: mi taglio la gamba e vado avanti. Ed è venuto qui a dirvi non soltanto che c'è, che ha voglia di combattere, ma che il tumore lo ha aiutato a essere una persona migliore e che grazie allo sport, al canottaggio, lui continua a vivere con più intensità di prima. Sono venute qui persone che sono minacciate. È venuto Nino e vi ha raccontato, ci ha raccontato, guardando negli occhi la sua famiglia che era qui con lui, la fatica che fa dopo aver deciso di denunciare l''ndrangheta da sindaco, e ha sottolineato 4 volte che lui lo rifarebbe con la voce strozzata dal pianto, anche se ha costretto sua figlia e suo figlio a non avere più una vita normale perché sotto scorta. Quando vi arrabbiate, quando ci arrabbiamo, quando vi sembra che la discussione politica sia su temi lontani, antipatici, noiosi, quando vi sembra che non sia più come prima, ripensate a queste persone. Soltanto la Leopolda è capace di fare politica accogliendo le storie, le proposte, le idee, non dei soliti noti, ma delle persone che hanno qualcosa da dire e da dare per il futuro di questo paese. E quando ci pensate, siatene orgogliosi, perché è nata con voi, per voi e grazie a voi. Questo è un acceleratore di speranza, questo è un incubatore di buona politica. È vero, dopo 76 tappe e 5.498 chilometri sul treno, e dopo aver finito Travelgum in quantità industriali, sappiamo che è difficile trovare parole nuove, è difficile rimettersi in gioco con la stessa grinta di prima. Però se c'è una cosa che serve a me, spero anche a voi, è sapere che quando c'è una comunità di persone, di donne e uomini forti, non ce n'è per nessuno. E allora vi do un suggerimento. Non perdete tempo a spiegare la Leopolda a chi vive di pregiudizi.
Non vi arrabbiate se gli articoli sono preconfezionati in alcuni casi, anzi, rispettate i giornalisti, perché in questo paese in cui qualcuno si permette di prendere a testate un giornalista perché gli fa una domanda, sia chiaro che noi siamo dalla parte della libertà di stampa sempre e comunque. Sempre e comunque, anche quando non condividiamo i loro articoli. Perché questo è il discrimine tra persone civili e animali. Come il clan Spada Ostia, animali. Il punto fondamentale è che quando leggerete queste cose, quando vi verrà rabbia, pensate che la Leopolda è questa cosa qua, un'esperienza che fa commuovere. Ha scritto Kafka che, non mi ricordo se era Kafka, l'ho rubata a Cooperlo e non mi ricordo di chi era, che me la sono segnata. L'altro giorno, ma credo sia Kafka, sì. E Cooperlo mi ha detto di averla rubata in una scritta in libreria. Ho detto, almeno te Gianni, di solito i libri li leggevi. Dice questa: a scegliere il futuro prima del tempo si rischia un presente assonnato. Vi confesso che qualche volta in questo anno mi è venuto il dubbio che avessimo scelto il futuro troppo prima del tempo, che ne avessimo fatte troppe, e che allora il presente fosse un po' troppo assonnato, un po' troppo fermo sulle gambe, un po' troppo fermo su noi stessi. Esco da questa Leopolda con la convinzione che la nostra libertà e la nostra leggerezza non ha paura di niente e di nessuno. Per tutti questi motivi andiamo avanti e andiamo avanti insieme. Grazie a tutti, buon rientro, che viva la Leopolda e che viva il suo spirito.